Siamo giunti alla sesta puntata di post partita del campionato di Serie D Girone. Un saluto da Federico Ragona, giornalista sportivo. Prima di iniziare questo video, vi invitiamo a seguirci sui social e sul nostro canale. Iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per restare sempre attivi. Andiamo con i risultati: Biancavilla Real Avessa 0-3, Castrovillari Paternò 0-0, Giarre Cavese 1-0, Licata Lamezia 0-1, Polisportiva Santa Maria Acireale 1-2, Rente Trapani 0-0, San Luca Portici rinviata, San Gadardese Cittanovese 1-2, Troina Città di Sant'Agata 2-3. Riposava questa giornata la Jelbison. Andiamo a vedere la classifica: 49 punti per Jelbison, 46 per Acireale, 45 per Lamezia, 44 per Cavese, 38 per Paternò, 33 punti per Sant'Agata e Cittanova, Licata 31, Polisportiva Santa Maria 29, Real Avessa 27, San Luca 26, insieme alle Portici Santa Candese 25, Trapani 24, Rente 22, Castrovillari 19, Giarre 16, Biancavilla 13, Troina 10 punti. Diciamo che è stata una giornata di calcio, la 24esima giornata di campionato, importantissima, dove il Giarre fa 3 punti importanti contro la Cavese, mentre il Biancavilla cade in casa per 0-3. Il Paternò conquista un punto importante in quel di Castrovillari, mentre la Acireale porta punti importanti per la classifica in casa della Polisportiva Santa Maria, e Trapani che conquista un punto in quel di Rente, che fa stretto anche alla classifica. San Gadardese che cade in casa contro la Cittanovese. Qui Troina e Sant'Agata si sono battagliate per 2-3. Riposava la Jelbison. Diciamo che c'è poco da commentare alla classifica, visto che la capolista Jelbison quest'oggi riposava, e dunque la classifica non cambia. Nell'alto basso cambia poco, in basso il Trapani si mantiene fuori di 2 punti dalla zona play-out, mentre la Jelbison si mantiene a 4 punti dalla Acireale. Ma ricordiamo che la Jelbison dovrà ancora recuperare la gara con il Trapani, e dunque staremo a vedere quello che succederà nelle prossime giornate di campionato. Dunque andiamo al prossimo turno, dove riposerà il Trapani. Si giocherà domenica 20 febbraio, Cavese Troina, Acireale San Gadardese, Sant'Agata Polisportiva Santa Maria, Cittanovese Rente, Lamezia Biancavilla, Jelbison San Luca, Paternò Giarre, Portici Licata, Real Avessa Castrovillari. Riposa il Trapani. E questo era il post partita del campionato di Serie D Girone I, puntata numero 6. Chiaramente il prossimo post partite, la settima puntata, domenica pomeriggio, dopo le gare del campionato di Serie D Girone I.